Il metaverso, un intero mondo digitale, una sorta di videogioco, ma dove recentemente, grazie alla tecnologia della blockchain, è possibile dare un valore effettivo e reale agli oggetti. Insomma, una figata, sembrerebbe, una roba un po' alla Ready Player One. Però, come sempre, non è tutto oro quel che luccica. Infatti, come stiamo già vedendo, tanti e tanti progetti all'interno del metaverso si stanno rivelando scam. Già tante persone ci hanno fatto un bel po' di soldi e tante altre ne hanno persi tantissimi. Infatti sto vedendo la community divisa, anche quando ne parlo sui vari social, tantissimi si arrabbiano e odiano dal profondo del loro cuore il metaverso, tanti altri lo adorano. E la mia opinione è che sì, effettivamente ci sono molte opportunità per fare un bel po' di soldi grazie al metaverso, però sì, è molto molto rischioso, forse è uno dei settori in cui in questo momento bisogna fare più attenzione in assoluto. E di solito qui sul canale oppure su TikTok ho portato singoli progetti del metaverso cercando di capire quali sono quelli che si basano solo sull'hype e invece quali sono quelli che magari potrebbero avere un futuro o offrire un servizio. Ma se, dato che investire in singoli progetti del metaverso è molto rischioso, non fosse l'unico modo, infatti c'è un'altra strategia per investire nel metaverso, ovvero comprare azioni di tutte quelle aziende che vanno a formare le fondamenta del metaverso, sia hardware che software che magari producono videogiochi. E in generale tutte quelle aziende che ci stanno investendo molto e che si stanno prendendo una bella posizione all'interno di questo mercato, creandosi un'immagine come aziende legate al metaverso, che quindi potrebbero ricevere nei prossimi anni un bel boost grazie a questo mercato. Perciò, arrivando al succo, cosa andremo a fare nel video di oggi? Andrò a elencarvi alcune di quelle che secondo me sono aziende che appunto potrebbero essere boostate dal metaverso. Come sempre vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, queste sono soltanto mie opinioni in base ad alcune ricerche che ho fatto. Perciò prima di investirci fate le vostre dovute analisi e come sempre se il video vi sarà utile vi ricordo di lasciare un mi piace per aiutarmi con l'algoritmo che è sempre molto severo come al solito e di iscrivervi se non volete perdervi altri contenuti del genere. Inoltre vi ricordo che qui sotto ci sono sempre una serie di link che potrebbero esservi utili con alcuni bonus eccetera eccetera. Come primissima azione ce la togliamo subito perché tanto già lo sapete. È decisamente scontata Meta, ovvero Facebook, diciamo il nuovo nome di Facebook, appunto il nome con la quale Mark Zuckerberg ha deciso di rinnovare l'immagine della propria azienda, appunto facendosi vedere legato al mercato dei metaversi. Ma Meta, per chi non lo dovesse sapere, non rappresenta soltanto Facebook, un social, ma rappresenta tutto il sistema di gestione che sta dietro a Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera, eccetera. Al suo interno, tra l'altro, ha anche Oculus, altra azienda molto molto interessante, che andrà sicuramente a ricevere un bel boost grazie al mercato dei metaversi. Per chi non lo dovesse sapere, Oculus fa i visori VR, è forse l'azienda più famosa in assoluto che li produce. Appunto, su questa prima azione non c'è tanto da dire perché è scontatissima, tutti la conoscete, so che molti di voi ci hanno già investito, quelli che almeno vogliono investire nei metaversi, perché chiaramente avrà un ruolo centrale. Addirittura molti pensano che potrebbe essere la struttura che collegherà tutti i metaversi, nel senso che una volta che vi farete il vostro account Meta, potrete poi accedere a tutti i metaversi mantenendo il vostro personaggio, i vostri dati e la vostra identità fondamentalmente. Anche se queste sono solo speculazioni e teorie, ancora non c'è nulla di certo. Altro motivo per cui secondo me sarebbe interessante acquistare le azioni Meta in questo momento è che negli ultimi 6 mesi hanno perso ben il 44% del loro valore, che per un'azione è davvero tantissimo. Un calo del genere di solito ci si aspetta di più magari da una criptovaluta, infatti questo potrebbe essere davvero un ottimo momento per acquistarle scontate. Al secondo posto voglio metterci una delle mie aziende preferite in assoluto, la seguo veramente da tanto, mi piace anche come mentalità che sta dietro all'azienda, perciò ce la voglio mettere assolutamente. Ah, tra l'altro ne approfitto per dirvi che questa non è una classifica, io chiamo posto, primo posto, secondo posto, ma in realtà sono messi in ordine sparso. E tornando all'azienda di cui stavo parlando, è Nvidia, azienda sicuramente famosissima, leader nel settore della produzione delle schede video insieme ad AMD, ma secondo me Nvidia continua a rimanere al primo posto sia come vendite che come immagine di mercato. E come sapete, i metaversi necessitano di potenza, infatti sono nient'altro che videogiochi alla fine, anche abbastanza pesanti alcuni, come stiamo vedendo in questo periodo che stanno venendo rilasciati
piano piano, diciamo, aperti a tutti i primi metaversi, sono anche abbastanza pesantucci alcuni, quindi chiaramente ci sarà sempre più richiesta di schede video per poter entrare all'interno di questo mercato. E poi diciamocelo, in generale le schede video stanno venendo sempre più vendute, perciò secondo me è ottimo avere in portafoglio l'azienda leader in questo settore. Inoltre Nvidia non fa soltanto questo, per esempio sta lavorando tanto anche sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle macchine a guida autonoma, altri due mercati che stanno esplodendo in questo periodo, secondo me aumenteranno anche nei prossimi anni, portando così molto probabilmente il valore delle azioni di Nvidia a salire, e anche di parecchio. Poi di parecchio, oddio, stiamo sempre parlando di azioni value, quindi mi raccomando, non aspettatevi performance appunto da criptovalute, però insomma, come sapete, per chi investe nel lungo periodo come faccio io, i numeri che fa Nvidia sono più che ottimi. Inoltre anche quest'ultimo negli ultimi mesi ha subito un piccolo calo, niente di che, in questo caso una performance decisamente diversa rispetto a quella di Meta, però ecco, secondo me potrebbe essere un buon momento per inserirla all'interno del vostro portafoglio. Terza azione è quella di un'azienda che in realtà si specializza nel campo delle telecomunicazioni, ma probabilmente molti di voi la conoscono per un altro motivo, e stiamo parlando di Qualcomm, che infatti negli ultimi anni si è piazzata tra i leader della produzione di microchip per smartphone o in generale per tantissimi dispositivi come appunto gli headset VR. Ora, io non sono un esperto di hardware, però mi sono visto qualche comparazione e devo dire che i chip Qualcomm sono davvero tra i migliori, la gente se ne sta accorgendo, infatti appunto sono sempre più usati, si stanno facendo un ottimo nome, si stanno posizionando un po' come leader di mercato, e appunto il fatto che stiano venendo usati in sempre più visori va a collegarli al mercato dei metaversi, ma non solo, perché secondo me anche già il fatto che producano processori per smartphone potrebbe dargli un bel boost, perché tanti metaversi, secondo me, come ho già detto in qualche video recentemente, avranno la loro versione per smartphone, la loro applicazione per smartphone, appunto per magari portarsi sempre dietro il proprio avatar, per poter sempre controllare lo stato dei propri NFT, perché insomma parliamo di un valore reale, quindi le persone non penso si limiteranno a tenerli sott'occhio da PC. Perciò secondo me Qualcomm sarà, anche grazie al mercato dei metaversi, ma in realtà lo è già da un po', un'azienda in forte crescita che appunto si farà un nome sempre migliore. Inoltre anche in questo caso, come per la prima azione, c'è stato un bel calo, infatti Qualcomm nell'ultimo mese è scesa dell'11%, quindi direi che è un ottimo momento per acquistarlo. Ah, quasi dimenticavo, Qualcomm proprio ultimamente sta investendo sempre di più in un progetto chiamato XR Labs, che appunto a quanto sembra sarà, per quanto capito, perché ancora non ci sono troppissime informazioni, una sorta di branca appunto di Qualcomm specializzata nella realtà virtuale, quindi questo vi fa capire quanto stiano puntando in quella direzione. Quindi queste erano le tre azioni value che inserirei assolutamente in un portafoglio in questo momento e che nei prossimi anni secondo me verranno boostate dal metaverso. Tra l'altro fatemi sapere qui sotto se siete interessati, perché avevo in mente di fare lo stesso video però con azioni growth, quindi con azioni un po' più piccole e rischiose, ma che potrebbero dare performance decisamente più alte, oltre che ovviamente altri episodi del genere. Potrei fare una sorta di episodio 2 sempre sulle azioni value boostate dal metaverso. Chiaramente come sempre iscrivetevi per non perdervi. E basta, fondamentalmente è tutto, queste erano le azioni che volevo consigliarvi e che ci tenevo di portare alla vostra attenzione. Ah, magari fatemi sapere anche qui sotto quali inserireste voi in questo momento, quali azioni secondo voi verranno boostate dal metaverso. Per il video di oggi è tutto, io mi metto subito a cercarne altre per i prossimi episodi e noi ci vediamo alla prossima.